Dove sono i resti di Antonella? Gli inquirenti stanno cercando di risolvere il mistero dietro la strage di Altavilla Milicia, Palermo, avvenuta lo scorso febbraio. Tre persone sono morte nel massacro: Antonella Salamone e i suoi due figli Kevin ed Emmanuel. L'aggressore, secondo le indagini, sarebbe Giovanni Barreca, in bianchino marito di Antonella e padre dei due ragazzi. Barreca sostiene che la casa e i membri della sua famiglia fossero posseduti dal demonio e avrebbe cercato di liberarli attraverso riti di purificazione ed esorcismi, che hanno poi portato ad un'escalation dell'orrore. Due presunti complici, Sabrina Fina e il suo compagno Massimo Carandente, noti come i Fratelli di Dio, sono stati arrestati insieme a lui. Si presume che la coppia abbia partecipato agli eventi nella Villetta del Terrore. Anche la figlia maggiore di Barreca e Salamone, una ragazza di 17 anni, è stata incarcerata per aver preso parte alle torture inflitte alla madre e ai fratellini. Attualmente tutti e quattro gli arrestati negano le accuse. Barreca e sua figlia sostengono di aver assistito solo alle torture, minimizzando il loro coinvolgimento e accusando Sabrina Fina e Massimo Carandente. Quest'ultimi si difendono e a loro volta accusano Barreca. I ruoli e le dinamiche non sono ancora chiari. Non è chiaro nemmeno se dietro alla strage ci sia un'organizzazione occulta. Potrebbe essere il caso che i Fratelli di Dio fossero in contatto con un santone che partecipava direttamente alle torture. I tabulati telefonici potrebbero rivelare questo aspetto. Al momento le indagini si concentrano anche su un altro mistero. Mentre i corpi dei due bambini sono stati trovati all'interno della casa, quello di Antonella, la madre, è stato rinvenuto sepolto nel giardino. La donna è stata torturata, uccisa, gettata in una fossa insieme ai suoi effetti personali, tra cui alcune ceramiche, e infine bruciata. Il corpo di Antonella avrebbe continuato a bruciare per 3 giorni mentre i suoi due figli venivano uccisi in casa. I carabinieri del RIS di Messina hanno impiegato molto tempo per recuperare il cadavere della donna, ma nonostante gli sforzi, sembra che alcuni resti siano ancora mancanti. Sebbene siano stati trovati frammenti ossei, alcune parti che di solito resistono alla cremazione sembrano essere scomparse. Dove possono essere finite? È possibile che qualcuno sia entrato nella villetta dopo il massacro per nascondere le prove? In questo mistero nel mistero, sono ancora coinvolti i 4 indagati oppure ci sono altri complici? Giancarlo Barracato, avvocato di Giovanni Barreca, ha affrontato la questione della possibile partecipazione di altre persone. Ha dato spiegazioni al riguardo. Barreca ha riferito che Carandente si è intrattenuto al telefono con qualcuno per mezz'ora. Non si sa con chi. Certamente con qualcuno all'esterno. Non si sa se fossero messaggi vocali, chiamate o WhatsApp. Carandente e Fina avevano precedentemente frequentato la chiesa evangelica, ma successivamente si erano dissociati, formando un gruppo indipendente di preghiera che potrebbe includere fino a 17 famiglie e un presunto santone spirituale. Nel frattempo, Carandente si dichiara innocente e spera di uscire dal carcere entro giugno. Per questo ha chiesto al suo avvocato Marco Rocca di fare di più, ma sembra non comprendere appieno la gravità della situazione. Rocca ha deciso di rifiutare il mandato legale, poiché è venuto meno la fiducia tra lui e il cliente. Gli ho spiegato che non è solo chiedendo scusa che si può uscire. Evidentemente non ha capito che le accuse nei suoi confronti sono pesantissime.